dunque agli ascoltatori dal Palazzo dello Sport di Pesaro per questo secondo tempo del confronto fra la Scavolini Pesaro e la Fonola di Caserta. È iniziato con la Scavolini che va a realizzare con Darren Day il suo mago, giocatore trasformista capace di fare tutto in ogni posizione. Riporta la Scavolini a meno 4, 60-56 il punteggio per la Fonola di Caserta. Una Fonola straordinaria, dobbiamo dire, nel corso del primo tempo per intensità di gioco, per precisione al tiro. Sbaglia Sandro Dell'Agnello, una formazione quella casertana che oltretutto ha dimostrato di avere una grande panchina che forse non si è vista tanto in corso di campionato. E ancora Darren Day, l'uomo che può fare la differenza in questa partita. Gentile per Sandro Dell'Agnello, al tiro, lo sbaglia, recupera palla Andrea Gracis. La Scavolini ha la possibilità di ripassare in vantaggio e ci riesce con questo canestro realizzato da Darwin Cook. Darwin Cook non brillantissimo nel corso del primo tempo, segna il canestro del sorpasso per la Scavolini Pesaro, 68-67. 15 minuti e 18 secondi al termine. Fonola Caserta schierata con la difesa a zona e colpita al cuore, diciamo così, da incredibile questo grande giocatore brasiliano che in Italia ormai ha superato i 9.000 punti realizzati in campionato, ma gli è alla pari in queste circostanze Darwin Cook. Il cambio per i lunghi è veramente il massimo che si possa avere in Italia. Ottimo intervento questo di Darren Day, 2 contro 1 per la Scavolini. Day va a concludere tutto solo, 25 punti per lui, sono 27 con questi due punti messi a segno, 21 di Cook e 14 di Walter Magnifico. La Scavolini sta prendendo il controllo. 7:47 al termine, 87-75 per la Scavolini. C'è Zampolini che cerca la conclusione da 3 punti e fedele alla sua fama, alle sue tradizioni, Domenico Zampolini, giocatore da immensi mezzi fisici, con purtroppo per lui la tendenza ad ingrassare un po', ma che ha un tiro che veramente è superbo. 90-85, ancora Scavolini in attacco con possibilità di incrementare il vantaggio con questo canestro un po' fortunato, e Caserta ha recuperato uno svantaggio anche consistente. 99-98, Walter Magnifico fermato irregolarmente dalla difesa casertana, è inutile che si arrabbi Oscar, è così, fermato irregolarmente, fallo tecnico a Oscar. È un peccato che il brasiliano rovini una partita stupenda, ma questo è il suo carattere, è anche il quinto fallo, questo tecnico, il fallo c'era. Questa semifinale scudetto fra Caserta e Pesaro, entrambe le squadre meritano solo che grandissimi applausi per quello che hanno fatto. 40 secondi da giocare, Pesaro a un punto, Cook da 3, inventa ancora un canestro importantissimo, 105-101, 33 secondi ormai per la Fonola e disperazione. Esposito da 3 sbaglia, lotta e rimbalzi, rimessa per Pesaro, 27 secondi, alla Scavolini basta tenere palla. In una partita veramente eccezionale, Caserta sembra uscire ormai sconfitta con la schiacciata di Walter Magnifico, ma esce dal campo con grande onore perché ha giocato un basket eccezionale contro una squadra che ha confermato ancora oggi, se ce ne fosse bisogno, di essere la grande protagonista del basket italiano di questi ultimi anni. 107-101 per la Scavolini Pesaro. Pochi secondi fa c'era stato il sorpasso casertano a più uno prima di quel fallo di Oscar seguito da tecnico, che è stato la svolta in negativo della partita. Oscar autore di 37 punti con 14 su 21 al tiro, ha giocato una gran partita, peccato quel inutile finale. 107-102, 6 secondi al termine, dunque Scavolini Pesaro contro Ranger Varese sarà la finale scudetto di quest'anno, una finale insolita, inedita. Varese non arrivava alla finale scudetto dal 78, 12 anni fa lo vinse e fu l'ultima volta in cui ebbe l'emozione e la gioia di giocarsi lo scudetto, ed è dunque finita qui alla terza partita Scavolini Pesaro,
batte Fonola Caserta 107-102, una partita bellissima, meritano un grande applauso entrambe le squadre in campo. Vogliamo sottolineare anche la grande correttezza finora del pubblico di Pesaro, insomma nel complesso una partita che ha onorato il grande basket.